Praticamente stiamo cercando di capire se la gente è disposta a continuare questa protesta, perché siamo ancora in protesta, ancora non abbiamo ottenuto quasi niente, nel senso che stiamo trattando con il prezzo, abbiamo già raggiunto degli accordi, i tecnici stanno lavorando sulle griglie, questo contiamo di chiuderlo il 7, comunque di arrivare a un punto quasi finale di quello, però visto che noi siamo tornati indietro dall'euro e siamo andati avanti con un'altra trattativa che è quella della riforma, noi oggi chiediamo che ci ascoltino. L'assemblea oggi l'abbiamo convocata per dire: questa assemblea, questa riforma, queste modifiche, queste ristrutturazioni dei consorzi, le vogliamo fare o non le vogliamo fare? Perché se la consapevolezza è che le vogliamo fare, non è facile fare quello. Sappiamo che si può fare, se il Ministero ci dà una mano e le competenze si fanno le ristrutturazioni dei consorzi, perché non sono di quei signori che dicono che non si può fare niente. Perché al tavolo a Sassari ci è stato detto che non si può fare quasi non si può fare niente. Non è vero. Che convochino un'assemblea straordinaria loro e con l'assemblea straordinaria possono modificare gli statuti. Avete chiesto di portare i libri, di far esibire i libri dei consorzi, il libro dei soci alla prossima riunione? Sì, l'abbiamo chiesto.